Hey, what's up? Benvenuti su Dragon's Tale. Oggi andremo a parlare di una top 5 dei giochi di strategia usciti negli store. Da casa Elex troviamo Magic Rush Heroes, un gioco di strategia combinante elementi dei giochi Tower Defense, giochi RPG e giochi di costruzione, con battaglie epiche testa a testa. Troviamo migliaia di modi di vincere grazie all'introduzione della campagna single player, battaglie online PvP, giocatore contro giocatore, quest giornaliere e multiple modalità di gioco. Magic Rush Heroes prende e combina giochi di ruolo e strategia in tempo reale a battaglie difensive del reame. Del produttore del titolo Smash Hit nasce Does Not Commute, un gioco strategico di guida ambientato in quella che sembra, con il passare dei livelli, una città caotica con un alto traffico di veicoli tra macchine sportive, bus, macchine degli hot dog ed altri veicoli che potremo anche guidare. Il nostro obiettivo sarà quello di sbloccare i checkpoint del gioco e giungere alla meta che verrà indicato con delle freccette durante la nostra spericolata guida. Meccanica di gioco ben funzionante, seguita dalla ricerca di una buona strategia e paradossi temporali. Rovio Stars fa finalmente uscire Plunder Pirates, uno dei pochi giochi di strategia ambientati nel mare, tra pirati e capitani, quale il nostro obiettivo sarà quello di saccheggiare il bottino per finanziare le nostre avventure. Caratteristica deliziosa di questo gioco è la nostra isola pirata di partenza in 3D, possibile da ruotare a 360 gradi. Fortezze e ciurme di pirati ci accompagneranno lungo la nostra avventura in mare, grazie anche alle due modalità di gioco, quella online contro isole di altri giocatori e quella in singolo, in cui troveremo un'ampia mappa tutta da scoprire, mandando i nostri pirati in battaglia contro terribili creature di mare e tanto bottino. Esploso negli store, nasce AA, il ciao mondo per dispositivi e tablet, come citano gli sviluppatori. È un gioco strategico che possiamo inserire nella categoria dei giochi simili al buon vecchio Snake. Armandosi di molta pazienza troveremo diversi livelli con diverse difficoltà che non faranno altro che mettere alla prova i nostri riflessi one tap. Parliamo ora di World Zombie Nation, della Proletariat Inc. Ci offre un mondo colorato in 3D alle prese di orde di zombie pronte a distruggere la città in vari luoghi del mondo. Con le due fazioni di gioco, zombie e umani, dovremo difendere o attaccare in modo strategico, mettendo alla prova la nostra abilità di posizionamento dei personaggi che potremo anche aumentare e trasformare con le mutazioni, se non fortificare grazie anche a delle abilità speciali sbloccabili durante il gioco. Il gioco ci offre diverse modalità, tra cui battaglie online e PvP, ed un esercito di oltre 50 unità uniche nel loro genere.